Benvenuto, benvenuta per questo nuovo momento di preghiera insieme attraverso il computer. Ti ringrazio anche questa sera per il tempo che dai alla preghiera e vorrei incoraggiarti in questo, soprattutto in questo tempo di Quaresima, ma anche quando senti nel tuo cuore che lo Spirito Santo ti spinge a pregare di più. Ecco, ci può essere di aiuto questa espressione di Alessandro Manzoni, che ha scritto: l'uomo mai è così grande come quando prega. Perché effettivamente la preghiera riguarda la relazione più decisiva della nostra vita, quella con Dio, che è all'origine della nostra esistenza e anche la meta della nostra avventura terrena. Quindi ti incoraggio sempre a dare importanza, a dare tempo alla preghiera e anche a progredire in essa. Cominciamo anche questa sera col segno della croce che riassume tutta la nostra fede cristiana nella forma lunga. Nel tuo nome, o Padre, che mi hai Nel generato, tuo nome, o Padre, che mi hai generato. o Figlio Gesù, che mi hai O redento, Figlio Gesù, che mi hai o redento. Spirito che mi porti a santità, O Spirito, che mi porti a santità. voglio vivere ora e Voglio sempre, vivere ora e sempre. e soprattutto il riposo di questa notte. Soprattutto il riposo di questa notte. Ecco, nel segno della croce, in un modo un po' indiretto, diciamo un pochino astratto, è anche espresso l'itinerario della preghiera cristiana, della preghiera e della vita cristiana, che è un itinerario così composto: nello Spirito, per Cristo al Padre. Diciamo una volta: nello Nello Spirito, Spirito, per Cristo Cristo al a Padre. Padre. Ecco, questo è un concetto profondo, grande, che alcuni teologi spiegano così: l'ordine della creazione procede dal Padre per Cristo nello Spirito. Ecco, Dio Padre crea e poi, per liberare dal male, manda Gesù. E perché questa redenzione arrivi a noi, ci dà lo Spirito Santo. L'ordine della salvezza, del ritorno a Dio, è inverso. Noi cominciamo dallo Spirito Santo che Gesù ci dà per conoscere Lui e per conoscere il Padre. Ecco perché è una bella abitudine di preghiera questa di ricorrere allo Spirito Santo all'inizio, di ricordarci dello Spirito Santo, e noi lo facciamo spesso, ti sarai accorto. E lo facciamo anche questa sera in forma semplice. Chiediamo allo Spirito Santo il dono grande della santità. Spirito di santità, fammi Facci santo, santo, presto sto santo santo, e grande grande santo. Ecco, santo. ripetiamo con fede. Spirito Spirito di di santità, santità, fammi fammi santo, santo, presto presto santo santo e e grande grande santo. santo. Ancora una volta. Spirito Spirito di di santità, santità, fammi fammi santo, santo, presto presto santo santo e e grande grande santo. santo. Ecco, stiamo meditando in questi giorni sul tempo di Gesù nel deserto. Abbiamo detto che è una parte importante della sua vita e della nostra, abbiamo detto che avviene nello Spirito Santo. Ecco, San Luca all'inizio dice anche, e non solo lui, anche gli altri sinottici, che Gesù va nel deserto 40 giorni e 40 notti per essere tentato dal diavolo. Ecco, questo è un punto anche importante della missione di Gesù e della nostra vita. Noi siamo in un regime, in uno stato di combattimento spirituale, che non si ferma a livello semplicemente psicologico, umano, ma è anche combattimento contro lo spirito del male. Gesù in questo caso lo
manifesta in modo chiaro, esplicito, il combattimento è anche contro lo spirito del male. C'è nel mondo e anche a volte nel nostro cuore, nella nostra anima, un'azione che viene dall'esterno, che è una spinta al male, una spinta al male. Io ho incontrato persone anche che più volte mi hanno detto: padre, non so perché ho fatto questo, non so come mai sono arrivato a questo. Ecco, la fede cristiana ha una spiegazione di questi drammi tenebrosi che a volte avvolgono la nostra anima, e lo vediamo anche a livello macroscopico, a volte nella storia, che c'è un male troppo grande per essere semplicemente umano. Ecco, il nostro combattimento è anche contro questo principe delle tenebre che agisce in modo a volte nascosto, a volte palese. Gesù per primo l'ha affrontato, anzi ha detto che la redenzione che ha svolto nel ministero e poi sulla croce avviene perché lui è più forte dello spirito del male, perché ha tolto allo spirito del male la sua signoria sulle anime, sul mondo. Ecco, da questo cosa dobbiamo imparare noi? Dobbiamo imparare ciò che il Vangelo ci dice, che il demonio c'è e a volte agisce. Dobbiamo però anche entrare nella sapienza della Chiesa, che ci dice che il demonio agisce soprattutto attraverso le tentazioni, la spinta verso il male morale, verso il peccato, non tanto in queste forme più eclatanti della possessione diabolica, dei malefici, e queste forme un po' più estreme. Questo il demonio lo fa in alcuni ambiti, quando ci sono persone e luoghi e situazioni dove lui c'ha una signoria manifesta, ma nella nostra vita ordinaria questo non avviene, avviene attraverso le singole tentazioni al male. Ecco, noi dobbiamo sapere che lui c'è e dobbiamo imparare a discernere nelle scelte della vita ciò che piace a Dio da ciò che invece è secondo il mondo, per rimanere attaccati a lui e sapere e fare come Gesù, dire di no a queste suggestioni del male. Ecco, adesso ti rinnovo la benedizione dopo che abbiamo pregato insieme la Madonna, che sempre intercede per noi, sempre, soprattutto quando ci vede in pericolo di compiere il male, di allontanarci dal suo Figlio. Diciamo insieme: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Padre Santo, ti chiedo di proteggere questi tuoi figli con lo spirito di sapienza e di discernimento e di concedere loro un riposo profondo, un riposo ristoratore, fa che possano chiudere questa giornata nella tua pace, nella fiducia verso di te, nel perdono verso gli altri e godere un riposo veramente ristoratore. Per questo io ancora li benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte e a Dio piacendo ci risentiamo martedì prossimo.